Ancora una volta l'Abruzzo è fanalino di coda per quanto riguarda il settore artigiano. Secondo uno studio condotto dall'economista Aldo Ronci sulla base dei dati del primo trimestre del 2018, a marzo risultano perse altre 373 microimprese, la maggior parte delle quali nel settore delle costruzioni. Flessione inferiore allo stesso periodo degli anni precedenti, ma segno di una tendenza che non si riesce ad invertire. Il bollettino tracciato dallo studio di Ronci indica che tra le province i decrementi maggiori, tutti percentualmente superiori alla media nazionale, sono stati registrati a Chieti -109, i più bassi a Pescara -62. Quanto ai settori, la crisi dell'artigianato continua a spalmarsi in tutte le attività produttive. Come detto, resta la flessione maggiore nell'edilizia, poi nell'industria manifatturiera, della ristorazione, dei trasporti, dei servizi alla persona, delle riparazioni auto e apparecchi per la casa e del settore dei servizi alle imprese. Daniele Giangiulli, direttore della Confartigianato, chiede interventi urgenti alla Regione. Sono 5 anni che noi gridiamo attenzione per il nostro mondo, gridiamo la spesa dei fondi europei, perché c'è un grande rischio di disimpegno di fondi che la Regione rischia di correre, e tutto questo dimenticando totalmente l'attenzione sulle micro e piccole imprese, attenzione sul credito, sulla formazione, sui giovani che vogliono creare impresa, una Regione che ha dimenticato proprio il tessuto vero e produttivo della nostra Regione. Chiedevamo nel giro di un paio di mesi di avere delle risposte. Ormai è passato 1 anno e mezzo e quelle risposte non sono arrivate. Dobbiamo solo attendere che ci sia una nuova giunta regionale con persone nuove, persone che dimostrino sensibilità al nostro mondo, perché l'artigianato, non dimentichiamoci, in 5 anni ha perso 12.000 addetti, 12.000 persone che sono morte in silenzio,